Cambiamo argomento, sebbene lei abbia un ampio consenso popolare, qualcuno quando pensa a lei parla di un sindaco dal pugno di ferro. In verità la mia indole non è quella del pugno di ferro, io ne parlavamo anche prima, diciamo fuori onda, fare il sindaco nei nostri territori insomma, non è una cosa proprio semplice, cioè bisogna avere una certa fermezza, ovviamente con uno stile istituzionale che sia consono, però io sono perché le regole vengano rispettate e sulle regole praticamente non amo guardare in faccia a nessuno, perché se incominciamo praticamente a chiudere un occhio qua, a chiudere un occhio là, la città praticamente ripiomba nel caos praticamente più nero e dopodiché tutti si lamentano. Quindi se noi accettiamo l'idea di rispettare le regole che la comunità si dà, probabilmente la città cresce e nel rispetto delle regole ognuno trova, diciamo, il suo modo per essere cittadino e il suo contributo a una cittadinanza attiva e una collettività che vuole crescere. Le città fondamentalmente, io lo amo dire soprattutto quando incontro i ragazzi delle scuole, sono un po' come dei bambini. Le città devono crescere curandole, insomma alimentandole, acculturandole, cioè creando quelle condizioni perché le città possono trovare una crescita. Il sindaco dal pugno di ferro, il sindaco sceriffo, diciamo, non è una definizione che mi tenterei di, in qualche modo di attribuirmi. Io ritengo che sono uno a cui piace che le regole una volta date debbano essere rispettate, quindi sui controlli sono abbastanza... Un pregio ed un difetto di Vincenzo Cuomo. Ma un difetto, partirei dai difetti. E un difetto sarebbe molto presuntuoso da parte mia, sono diciamo molto pieno di difetti. Uno dei difetti maggiori è quello che sono estremamente collerico e probabilmente troppo innamorato della mia città e quindi la vorrei perfetta. Quindi diciamo questa mia collera spesso e volte prende dettata dalla pignoleria, vorrei che tutto funzionasse appuntino e mi rendo conto che qualche volta dovrei essere un po' più elastico, soprattutto nei confronti dei miei collaboratori che sono quelli che più di tutti sono sottoposti a questa mia pignoleria, a questo mio perfezionismo che oggettivamente qualche volta è un po' troppo eccessivo. E quindi, ma questo è uno dei tanti difetti che ho, insomma, quindi pregi in verità me ne riconosco pochi perché io sono sempre dell'idea, probabilmente uno dei pregi che ho c'è una grande forza di volontà. Io ho sempre ritenuto che non ci fossero persone più intelligenti delle altre, non ci fosse questa cosa del quoziente intellettivo oppure del dono di Dio che praticamente che dà un talento straordinario a qualcuno e non lo dà a altri. Io credo che ognuno di noi con grande forza di volontà, se ha la voglia di fare le cose, io sono un grande assertore, ecco, in questo forse è l'unico pregio che mi riconosco, io non condivido il non si putismo, cioè quella idea che una cosa non si può fare. Non l'abbiamo mai fatta, cioè come oppure quello là che prende e mi dice ma sindaco ma qua 50 anni che si è fatto sempre in un modo, io dico se per 50 anni abbiamo sbagliato è il momento di non sbagliare più, forse l'unico pregio che mi riconosco è quello praticamente di avere una grande forza di volontà e di non abbattermi di fronte alle difficoltà che pure ci sono tante, ma questo mi ha fatto andare molto avanti nella vita, io mi sento diciamo da questo punto di vista un sindaco abbastanza appagato e soddisfatto, ma anche come uomo, perché mi sono misurato con una delle cose che secondo me è più difficili del mondo, cioè amministrare le città come città della Campania e non credo di esserci riuscito benissimo, però diciamo un po' di risultati positivi li ho raggiunti e su questo devo ringraziare fortemente la popolazione che mi ha seguito, i cittadini mi hanno seguito molto, hanno visto che in prima persona mi spendevo, quindi in questa mia forza di volontà si sono immedesimati un po' di coscienza collettiva che ci ha aiutato molto. Chiudiamo con una passione ed un desiderio di Vincenzo Cuomo. Ma la passione, io ho una grande passione per lo sport ed è una passione che mi trascinerò sicuramente per il resto della mia vita, perché qualche cosa proprio che ho nel sangue, io amo lo sport, in particolare il calcio, il tennis, da poco mi sono appassionato anche al nuoto e quindi sono delle cose che... E poi il più grande desiderio è quello, praticamente quest'anno riuscirò a farmi un bagno a mare a Porto. Cioè, il più grande desiderio che ho come sindaco è quello praticamente di partire dalla spiaggia delle Mortelle a nuoto e arrivare fino a Pietralza sapendo che mi posso permettere di avere la balneabilità fino a quel posto senza che nessuno mi fermi per mettermi una multa. Quindi passione lo sport, desiderio farmi